Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati. Oggi è giovedì 3 dicembre, io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino con le notizie della nostra città e dal paese. A proposito di paese, ieri il ministro della salute Roberto Speranza ha illustrato di fronte al Senato il piano delle vaccinazioni anti-Covid, il piano vaccinale che partirà a gennaio con una campagna di massa come non si è mai vista, sarà logisticamente la più grande campagna sanitaria mai vista. Ci sarà impegnato l'esercito anche proprio per gestire la grande quantità di persone che si dovranno muovere tutte insieme. I vaccini arriveranno attraverso l'Unione Europea, che ne ha prenotate 202 milioni di dosi da spartire fra i vari paesi in percentuale alla popolazione, e appunto saranno di diverse case farmaceutiche, in attesa proprio che l'Agenzia Europea per il Farmaco finisca i propri test entro la fine di questo anno. Ieri il ministro Speranza ha detto saranno sicuri, gratuiti e per tutti. Questo le parole chiave della campagna vaccinale, anche se non sarà previsto, pare almeno ad oggi, un obbligo vaccinale, quindi c'è una grande chiamata al senso di responsabilità delle persone. Intanto il governo si divide sull'ultimo DPCM, quello che è atteso in giornata. Stasera è attesa la nuova conferenza stampa del Premier Conte, c'è da immaginarsi all'ora di cena, come ormai ci ha abituati, per questo DPCM che dovrebbe entrare in vigore già da domani e che prevederà nuove restrizioni per, come abbiamo già visto nelle anticipazioni, per le feste. Natale e Capodanno sostanzialmente da fare nel comune di residenza, senza spostamenti, senza riunioni. Unioni, chiuse i confini regionali, chiusi alberghi e ristoranti, chiuse le piste da sci, chiuse i viaggi e limitata la mobilità. Queste sembrano essere le linee guida, mentre saranno ridisegnate in questo nuovo DPCM anche i colori delle regioni, che cambieranno poi da questo lunedì. Intanto il nostro governatore della Toscana Eugenio Giani sta spingendo fortemente per riaprire appunto in Toscana quello che è possibile, e ieri gli è andato dietro anche il sindaco De Mossi con un appello per la riapertura dei negozi già da questo sabato, perché dice perdere il weekend sarebbe un altro grave danno. Lo vedremo più tardi con i nostri ospiti, intanto velocemente sui giornali nazionali per vedere le principali notizie appunto che vi ho già anticipato, partendo dal Corriere della Sera appunto che titola l'Italia chiusa per le feste. Il decreto regioni blindate e stretta sulle seconde case, ma il governo litiga. In vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio, Natale e Capodanno nel proprio comune, il caso Valle d'Aosta. Il caso Valle d'Aosta perché la regione che ha statuto speciale sta provando a aggirare fra virgolette le norme con una legge regionale, ma il governo si è messo di traverso e ha già annunciato un possibile ricorso proprio per evitare che si allenti le maglie in quella regione. E gli stessi temi li troviamo sulla Stampa. A Natale non si viaggia, lite sulle visite ai nonni, intervista a Bonetti, non lasciateci soli, dal 21 niente spostamenti fra regioni. E poi ieri ancora 684 morti, la Valle d'Aosta riapriamo tutto, il governo non potete. Questo appunto lo scontro sulla regione che vi annunciavo. La Repubblica si concentra invece su un tema più politico, perché si sta consumando un po' uno strappo all'interno del governo sul MES, appunto questo è il titolo: MES, il governo trema. Rivolta dei 5 Stelle sulla riforma del salva stati, Berlusconi spacca il partito, maggioranza a rischio in aula. Poi recovery fund, aggiorni la cabina di regia, ma sui nomi dei 6 manager Premier e PD restano divisi. E poi c'è Prodi sulla Repubblica che dice nessuna alternativa a Conte e no al rimpasto, perché appunto c'è una fronda dei 5 Stelle, una sessantina di parlamentari che si direbbe pronta a non firmare appunto la riforma del meccanismo salva stati che dovrebbe andare in aula la prossima settimana.
Invece il tema delle vacanze lo troviamo su Repubblica centropagina. Natale solo con i conviventi, linea dura sugli spostamenti. La foto è quella di Milano, dove ieri è caduta la prima neve che ha imbiancato la città, non solo Milano in realtà, ma anche molte città dell'Emilia Romagna, anche a bassa quota, e pochi i disagi, soltanto molta scenografia per quelli che l'hanno potuta, fra virgolette, gustare. E appunto anche sul Corriere il tema politico: fronda nei 5 Stelle contro il MES, tensione con il PD, la lettera appunto di alcuni parlamentari che si dicono pronti a non firmare. E poi a centropagina sul Corriere troviamo una notizia che arriva dalla Francia: la Francia in lutto, è morto in ospedale per il Covid, l'addio a Giscard d'Estaing, il presidente europeista, presidente all'inizio degli anni 80, e Macron ha detto che sono ancora le sue scelte e le sue visioni che guidano oggi la nostra politica. E queste sono le principali notizie, senza dimenticare quella che è arrivata ieri dalla Gran Bretagna, che si dice pronta. Boris Johnson ha annunciato l'inizio della campagna vaccinale senza attendere i risultati dell'Agenzia Europea per il Farmaco, attestandosi in qualche modo questa velocità grazie proprio alla Brexit, che ha facilitato il percorso. Da Bruxelles è arrivata una dura risposta della Commissione Europea, dicendo insomma non si possono trovare scorciatoie sulle procedure di analisi e controllo. Queste sono le principali notizie dei giornali nazionali. Adesso noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, e come dicevamo interesserà anche la nostra città e il nostro territorio il piano vaccinale illustrato ieri al Senato dal ministro Speranza, una campagna che partirà appunto all'inizio dell'anno e sarà capillare sul territorio. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda ieri sera nel TG di Siena TV. L'acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Queste le parole del ministro Roberto Speranza, che questa mattina ha riferito il piano vaccini al Senato, ma il suo discorso è partito da lontano, ricordando che ancora i vaccini di cui si parla non sono sul mercato, anche se l'Agenzia Europea del Farmaco ha garantito due date e oltre 200 milioni sono le dosi che l'Italia ha prenotato tramite l'Agenzia Unica Europea, che si occupa di trattare con le case farmaceutiche. L'Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, che rappresenterebbero una dotazione sufficientemente ampia per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte di sicurezza. Con le conoscenze oggi a nostra disposizione, è molto probabile che saranno necessarie due dosi per ciascuna vaccinazione a breve distanza temporale. Va inoltre ricordato che non vi è ancora evidenza scientifica sui tempi esatti di durata dell'immunità prodotta dal vaccino. Ad oggi sono state indicate due date da EMA, che potrebbe esprimersi il 29 dicembre sul vaccino Pfizer-BioNTech e il 12 gennaio sul vaccino Moderna. Sarà poi il commissario straordinario con l'esercito ad occuparsi della distribuzione. E ogni regione e territorio dovrà avere un unico responsabile per individuare come verrà somministrato e dove. E per farlo ci vorranno circa 20.000 tra medici e infermieri. I primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, poi le RSA, quindi gli anziani divisi per fasce d'età, i più a rischio perché malati cronici, gli insegnanti e le forze dell'ordine. Ecco qua questi dettagli del piano, e intanto c'è un altro piano che sta andando avanti, che è quello della consegna delle mascherine. Ne andiamo a parlare di questo e di altro con il nostro direttore collegato via Skype. Buongiorno Matteo Borzi. Buongiorno Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Ben ritrovato. Quindi dicevamo, è cominciata ieri la distribuzione delle mascherine anche da noi, le mascherine della regione che vengono distribuite attraverso i comuni e soprattutto attraverso le associazioni di volontariato. C'è una tabella di luoghi, no, dove si può andare a riprendere queste mascherine, sia in centro che in periferia, spesso sono appunto le sedi dell'associazione, ma già da ieri che è cominciata a San Miniato c'è stato un sacco di
di affluenza. Sì, è alta l'affluenza della, proprio nei punti di distribuzione, come hai detto sono le associazioni di volontariato, di protezione civile a effettuare questa consegna proprio per l'alta affluenza poco fa ci è stato comunicato che insomma nell'arco della mattinata arriverà un nuovo comunicato proprio su questo, proprio perché insomma per differenziare al meglio questa consegna, per organizzarla al meglio, perché l'affluenza è stata davvero alta. Questa consegna continuerà fino al prossimo 6 di dicembre, quindi ecco, continuerà anche nei prossimi giorni. Insomma, ecco, questo uno sforzo importante anche per la regione, no? Perché ricordiamo che è già il secondo giro di distribuzione di mascherine gratuite, forse adesso sentite meno come urgenza, nella prima fase erano davvero un'urgenza perché non si trovavano più le mascherine, erano andate via come appunto sparite, e insomma queste consegne gratuite sono comunque un segnale, no, della sanità pubblica. Assolutamente, sono un segnale importante, come hai detto nella precedente ondata, diciamo così, non si trovavano, si erano create anche situazioni difficili da questo punto di vista. Adesso ovviamente sembra più semplice, molti ne sono in possesso anche di quantitativi che fanno stare tranquilli anche per il futuro, però c'è da dire che non è per tutti così, c'è chi può essere più in difficoltà, c'è chi può avere anche difficoltà a reperirle, e quindi credo che questo sia un segnale importante proprio da parte del territorio, e insomma anche sta a significare l'importanza di continuare a utilizzare le mascherine, l'importanza di non mollare in questo momento, perché ovviamente insomma si sente parlare anche a livello nazionale di movimenti importanti da un punto di vista di vaccini, da un punto di vista di anche insomma cure, no? Visto che anche con certo. Rapuoli ne abbiamo parlato fino alla settimana scorsa, però ovviamente l'emergenza è ancora nel pieno, e quindi sarà importante continuare a stringere i denti. Fra l'altro appunto l'emergenza sanitaria continua, leggo dalla Nazione, c'è un nuovo focolaio ad esempio nella RSA a Chianciano, quindi anche la sanità stessa ci continua a dire non è il momento di mollare la presa, no? Di rilassarsi, anche se pare che torneremo in zona arancione da lunedì, quindi dovrebbero riaprire le scuole medie, ricordiamo, mentre le superiori rimangono in didattica a distanza, dovrebbero riaprire bar e ristoranti fino alle 18 e anche i commercianti, tanto che ieri il sindaco Luigi De Mossi ha lanciato una sorta di appello proprio per dire anticipiamo il decreto a sabato in modo da poter far sfruttare ai commercianti il sabato e quindi il weekend, che poi sarebbe anche un weekend di ponte fra l'altro. Sì, sì, esatto, c'è stata questa appunto dichiarazione da parte del sindaco, credo che possa essere una dichiarazione importante, soprattutto anche in ottica dell'economia. Ne abbiamo parlato tante volte, questo virus sta mettendo principalmente in ginocchio tutta la nostra economia, di tutto il paese, ma anche a livello locale. Forse riuscire a anticipare, anche se fosse soltanto di un giorno, potrebbe avere un significato importante. C'è da dire in generale, da zona rossa a zona arancione non è che ci siano tutte tantissime questi differenze, cambiamenti. Certo. Ovviamente il cambiamento sostanziale sta senza dubbio in alcune tipologie di negozi che possono riaprire. Da un punto di vista di spostamenti e da un punto di vista di comportamenti non cambia più di tanto. C'è un cambio sostanziale in zona gialla, ecco, con a quel punto ad esempio i ristoranti che possono di nuovo aprire nell'ora di pranzo fino alle ore 18, ecco, quella fase che abbiamo vissuto in realtà per pochi giorni esatto. Siamo passati subito alla fase successiva, ecco, quindi il cambiamento non sarà così grande, però sicuramente alcuni negozi potranno riaprire, questo è un dato importante. Anche se abbiamo visto che in realtà poi cambia molto nell'approccio delle persone, perché il weekend scorso in cui per esempio il Piemonte e la Lombardia sono
tornati arancioni, Milano e Torino sono state invase di persone, dello shopping in centro, quindi anche qui poi non ci lamentiamo se noi riapriamo, diciamo che si può fare shopping e poi il sabato pomeriggio c'è la gente per il corso, cioè facciamo subito pace con questa idea, no? Sì, esatto, è un po' una questa è un po' una situazione che viene fuori spesso in questa emergenza, no? Cioè si permette qualcosa e nel momento in cui viene permessa e viene poi fatta, dice però voi ci scandalizziamo questo. Beh, dopo questo succede un po' a volte, magari anche perché ci sono comportamenti sbagliati o comunque persone che magari si possono in qualche modo approfittare della situazione, però a volte succede anche in condizioni normali, anche quando non c'è questo infrazione alle regole, diciamo così. È un po' un puntare il dito, allora ci sono troppe persone in giro. Beh, intanto riuscire a ritornare alla normalità non sarebbe male, quindi ecco, quello che ha dichiarato appunto De Mossi di poter provare ad anticipare anche solo di un giorno credo sia assolutamente importante e positivo. Vediamo appunto, speriamo che sia proprio soltanto l'inizio di poi una ripartenza totale. Che insomma ci sarebbe bisogno. Fra l'altro il sindaco De Mossi ieri, anzi non il sindaco ma l'assessore Tirelli, ha anticipato proprio a Siena TV una cosa di cui io parlerò nella seconda parte della trasmissione, che è la polemica sulle mille miglia, no? Cioè le mille miglia che non passano più da Siena ma nemmeno dalla provincia. C'è una lettera dei sindaci e noi ne parleremo più tardi con il sindaco di San Quirico d'Orcia, e la cosa che ci aveva stupito era che tra le firme di tutti i sindaci della provincia mancasse quella del capoluogo. In realtà Tirelli ieri, sentito proprio dai colleghi della redazione, ci ha anticipato che la firmeranno anche loro, sbaglio? Sì, come avete sentito nel servizio, nel nostro servizio di ieri sera, c'è stata questa anticipazione da parte dell'assessore Tirelli, vale a dire che sta sottoponendo questa lettera al sindaco per poter poi procedere anche Siena a questa firma. Effettivamente credo che potrebbe essere un qualcosa, come dire, di dimostrare un'unione e un'unità di intenti. Tutti i gran parte dei comuni della provincia, quelli coinvolti dal passaggio delle mille miglia, lo hanno firmato. Per la nostra città è sempre stato, lo abbiamo detto anche nelle settimane scorse, un aspetto importante, perché anche se è un turismo di nicchia, chiamiamolo così, o comunque forse non è non crea un indotto così grande, quanto, certo. però crea molta curiosità. Ci sono molte persone storicamente che vanno a vedere il passaggio delle mille miglia, quindi una parte di indotto sicuramente crea anche immagine, no, per la lo città. Crea oltre appunto all'immagine, quindi se anche il nostro capoluogo, anche Siena farà si unirà a questa raccolta di firme, a questo documento di presa di posizione, forse non so quanto poi questo documento potrà avere effetto, però insomma credo che per gli organizzatori possa essere un segnale. C'è da dire che Siena arriva sempre un po' a scoppio ritardato, quando ci sono questi movimenti di tutti i sindaci della provincia che si mettono insieme, Siena inizialmente non c'è mai, poi a volte arriva dopo, non mi avevano avvertito, ora lo devo firmare, diciamo che ci facciamo un po' desiderare, ecco. Meglio tardi che mai. Tardi che mai, benissimo, grazie al nostro direttore Matteo Borsi di essere stato con noi, buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo. Anche a voi, buona giornata a tutti. Grazie al direttore, noi ci fermiamo un attimo con un'altra break pubblicitario e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, è il momento di fare il nostro salto oltre le mura e andiamo come sempre a Radio Toscana dove c'è Giovanni Ciappelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato, bentornato qui con noi. E siamo alle porte della zona arancione, cioè il governatore Giani ha già deciso che lui riapre le scuole lunedì.
Sì, poi però in questa corsa a arrivare prima di tutti e fare il più presto possibile c'è da, come del resto dice anche Gianni, attenersi a quelle che sono le norme. Sai com'è? Ancora il Granducato di Toscana l'abbiamo fatto per molti anni, ma non è più il tempo. E citare il Granducato di Toscana in riferimento con a Gianni, Gianni è sempre un'ottima idea. Sì, ecco, cui... cioè, stava a sentire. Dopo aver ricordato anche la festa della Toscana lunedì, certo, l'abolizione della pena di morte, il Granduca Pietro Leopoldo, eccetera, eccetera. Battute a parte. I monumenti illuminati di rosso, i monumenti, esatto. Battute a parte, a proposito di rosso, c'è il titolo di oggi di Repubblica: Toscana rossa fino al 6 di dicembre, quindi sabato niente shopping. Guarda, ne stavamo parlando proprio adesso con il nostro direttore. Speranza pare aver tenuto il punto su questo dopo che Gianni anche in consiglio regionale martedì aveva provato quella che alcuni quotidiani avevano annunciato come l'ennesima fuga in avanti, ovvero sia questa ordinanza ponte che potesse anticipare la decisione del governo che dovrebbe arrivare tra l'altro tra oggi e domani. Qualcuno potrebbe dire, ma perché dover restare aggrappati a questi dettagli burocratici? È un'osservazione più che legittima, però si ritorna su quello che dicevamo all'inizio. Lo stesso Gianni, parlando della zona rossa che doveva avere almeno 14 giorni di durata, aveva detto ci dobbiamo attenere a quelle che sono le norme, anche se abbiamo i dati migliori. E resta il fatto appunto che come ci si atteneva alle norme prima, giuste o sbagliate che siano, non stiamo facendo un ragionamento su questo, anche perché non sono sinceramente un esperto di decreti governativi. Allora poi suona magari stridente l'appellarsi a dei provvedimenti che vadano poi a bypassare quelli che sono i passaggi burocratici. Con questo ribadisco, non è che stiamo facendo un discorso di merito sul fatto che 14 giorni siano troppi, che come scadono i 14 giorni in presenza di dati migliori, fortunatamente questo lo si può dire, nonostante si sia passato un novembre a livello sanitario terribile, disastroso, veramente disastroso. Lo ricordava il Corriere Fiorentino qualche giorno fa, a novembre in Toscana c'è stata la metà dei morti complessivi per coronavirus dall'inizio dell'emergenza, sì. 1300 su 2600 circa. Ecco, questo potrebbe anche far riflettere un po' sul fatto che post campagna elettorale si è perso forse un po' di tempo a discutere di assessorati e manuale Cencelli, equilibri parti politici, sì. Senza dubbio, e fra l'altro insomma questo ci fa anche pensare che, ecco, mentre la prima ondata tutto sommato abbiamo detto a lungo che la Toscana l'aveva retta tutto sommato bene, no, con dei numeri gestibili e senza mai quasi andare in sofferenza, ecco, insomma la seconda volta invece ci ha abbastanza travolto, e forse non è un caso che siamo finiti in zona rossa, no, perché poi sembra che questa zona rossa sia quasi una punizione o una cattiveria. Ma i numeri, insomma, sono numeri, da che mondo è mondo. Si ritorna sulla questione del ma ci potevate pensare prima, che è applicabile per la scuola, che è applicabile per i trasporti, certo, che è applicabile appunto per la questione sanitaria, non per virgolette colpa di chi è in prima linea, ci mancherebbe altro, anzi, ma c'è stato un modello organizzativo, come abbiamo ripetuto anche nelle scorse settimane, che a fronte comunque di mesi in cui si poteva fare qualcosa di più per predisporsi, non ha saputo rispondere per dolo, per colpa. Questo andrà valutato poi successivamente. Se fino a qualche settimana fa in Toscana si riuscivano a tracciare 4 casi su 10, anche meno secondo alcune rilevazioni, forse è perché non c'era un modello organizzativo appropriato. Sì. Poi che ci siano stati, che siano stati attivati o che siano stati messi in piedi tutti i nuovi posti di terapia intensiva, che ci sia stata questa enorme mossa proprio per poter dare maggiori disponibilità di posti letto, è indubbio.
Però io vengo al tema dell'RSA, cioè com'è che sapevamo che nella prima ondata era successo un vero e proprio disastro che si è ripetuto pari pari? Sono cose che ci stiamo ripetendo ormai da giorni, però ecco, forse diciamo la catena di comando, il modello organizzativo sarebbe potuto essere gestito in maniera quantomeno più appropriata. Detto questo, cos'altro dire a chi è stato in prima linea, appunto in ospedali, nei pronto soccorso, che ha dovuto ritornare a quello che era già stato vissuto in primavera? Certo. Cosa che sinceramente credo ne avrebbero fatto a meno, non c'è dubbio. Cosa altro ci dobbiamo aspettare da questi giorni? Perché in realtà appunto siamo in attesa. La regione da coloro che sono sospesi. Allora, oggi dovrebbe esserci la riunione di questo benedetto comitato tecnico scientifico, che sembra diventato ormai un'entità astratta, sì, che aleggia su di noi. Dovrebbero essere valutati questi dati positivi per la Toscana, preso atto del fatto che la nostra regione è stata 14 giorni in fascia rossa, che si è assistito a un miglioramento. Dovrebbe arrivare l'indicazione al Ministero della Salute di portare in fascia arancione la Toscana, con la conseguente riapertura, o comunque sia allentamento un po' delle misure. Poi sarà da capire, anche qui c'è chi puntava ad avere una sola settimana di fascia arancione, laddove però appunto le norme prevederebbero almeno i soliti 14 giorni. Se prendiamo per buone appunto le indiscrezioni di Repubblica, si parte da domenica e non da sabato, come chiedeva qualcuno, addirittura alcune categorie di associazioni di categoria dei commercianti chiedevano direttamente di far riaprire da oggi. Beh, in presenza appunto di questi dati. Dicevamo con il direttore che il nostro sindaco è uno di quelli che chiede di riaprire sabato, proprio per usare il weekend e non perdere il weekend. Confcommercio chiedeva direttamente oggi, ecco. Non so se è una diciamo così strategia per chiedere 10 e ottenere 5, comunque sia si va al risultato. Mi pare a livello di procedure improbabile, la richiesta può essere appunto legittima, ma non credo si possa arrivare a questo. Il limite, la deadline pare essere insomma domenica, questo è un po' il punto che viene messo in evidenza quest'oggi. Poi attendiamo naturalmente quelle che saranno le comunicazioni ufficiali, aspettando magari ulteriori mosse del cavallo da parte dei rappresentanti locali, che siano presidenti di regione o sindaci, per quanto possibile. Sì. Insomma, però appunto gli aggiornamenti dovrebbero arrivare tra la giornata di oggi e quella di domani. Intanto quello che pare certo è che i poveri monti toscani, un po' come tutti i monti d'Italia, dovranno rinunciare alla loro stagione, nonostante ci sia già la neve insomma su Alabetone, sul Monte Cimone ieri, così come la Versilia e la Costa dovranno rinunciare a chi viene a fare il Natale nelle seconde case, no? Questi spostamenti mi sembra che li diamo per bloccati sicuramente. Anche perché se si sentono i sindaci, per esempio della Versilia, quando si è parlato di ordinanze sulle seconde case, di possibilità di spostamenti all'interno della regione, mi pare che sia Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, che Mursi, sindaco di Forte dei Marmi, abbiano lanciato dei veri e propri strali. Mursi l'altro giorno sul Corriere Fiorentino parlava di parole di Gianni al limite dell'irresponsabile, quando si ipotizzava appunto questa ordinanza ponte per riaprire il prima possibile. Mursi, tra l'altro, oltre a essere sindaco di Forte dei Marmi, è anche medico cardiologo, credo, non vorrei dire una bestialità, comunque è un medico, quindi può parlare credo anche dal punto di vista professionale. Sì. E
ha dato una risposta anche abbastanza forte. Se mi permetti, a proposito di Viareggio, visto che siamo andati in quella zona lì, ieri c'è stata una notizia che ha fatto abbastanza rumore, perché si è aperta ieri l'udienza in Cassazione per il processo sulla strada. Ne avevamo parlato ieri infatti con Simone Bachini, che era in auto proprio mentre stava andando a Viareggio a vedere questo presidio che c'era sotto il comune delle vittime, dei parenti delle vittime della strage, un po' in protesta proprio per non essere potuti andare a Roma in Cassazione, perché era stato chiesto il rinvio dell'udienza, no? Perché ricordiamo, i familiari delle vittime hanno assistito a tutti i processi, prima a Lucca, poi in corte d'appello a Firenze. Possono essere presenti per disposizioni di sicurezza in Cassazione. E ieri pomeriggio però è arrivata insomma una richiesta spiazzante, definiamola così. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto l'annullamento della condanna con rinvio a un processo di appello per Mauro Moretti, che ricordiamo era stato condannato in appello era a capo proprio di Ferrovie dello Stato. È stato ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Sono state chieste le conferme di alcune condanne, sempre nell'ambito di questo processo che, come ci ha spiegato ieri l'assessore ai trasporti della regione Baccelli, che all'epoca dei fatti era presidente della provincia di Lucca e che tra l'altro ha rappresentato la regione nelle udienze, la regione si è costituita parte civile, Baccelli era appunto il delegato della regione, conosce tutta la storia, essendo anche avvocato, credo che capisca anche molto meglio di me, di te, di noi, quali sono le dinamiche, oltre che da amministratore locale. E ieri abbiamo sentito Baccelli e ha detto: ma per mettere su questo processo abbiamo fatto un mezzo miracolo, perché abbiamo dovuto districarci tra contratti, e appunto si parla di contratti di ferroviari, che non credo siano proprio una bazzecola, questioni legate a normative europee, perché non ci sono soltanto i responsabili di gli allora responsabili di Trenitalia, di Ferrovie, di Rete Ferroviaria, ma ci sono società estere, ricordiamoci, il merci che deragliò era un merci tedesco, la società che aveva fatto la revisione sul carro, quindi insomma tutta una serie di questioni che dopo 11 anni hanno portato, 11 anni e mezzo, hanno portato a questo terzo grado di giudizio, dove però si chiede un ulteriore annullamento della condanna e un rinvio di nuovo in corte di appello, fatto questo che potrebbe addirittura far intervenire nuovamente, mi pare il reato sia quello di disastro colposo, la prescrizione. E come dire, sarebbe un ulteriore smacco, ma non tanto per... per i familiari delle vittime, da 11 anni e mezzo chiedono giustizia, ma anche poi, come spiegarlo, per la questione del senso civico, che poi ci siano davvero dei vizi che portano alla richiesta di questo annullamento, è materia da esperti e dovrà essere valutato ovviamente nella sede competente. Non diciamo che è una richiesta insensata tout court, però quantomeno, come dire, lascia perplessi, lascia interdetti, proprio perché già questo processo ha rischiato di finire sotto la mannaia della prescrizione, e non per reati così, tanto per disastro colposo, non è proprio una cosa da prendere alla leggera. E il che significherebbe rimandare di nuovo a un secondo grado di giudizio e allungare ulteriormente i tempi, come se 11 anni e mezzo non fossero abbastanza. Abbastanza, e fra 4.000 giorni già passati, parliamone, ecco. Assolutamente, fra l'altro insomma una storia che ricordiamo ha causato 32 vittime, alcune delle quali morte dopo mesi, settimane e mesi di sofferenze atroci, e una storia che ha segnato Viareggio tantissimo. Chi ha conosciuto un po' quella città e ha avuto modo di viverla si rende conto che è proprio una cosa ancora tanto radicata proprio nella città, nelle persone. Guarda, io
ti posso dare la mia minima esperienza sul tema. Andai a seguire i funerali delle vittime 10 giorni dopo, mi pare. E se siete mai stati nello stadio dei Pini, se siete mai stati a Viareggio d'estate, sapete che cos'è una città di mare, soprattutto con un turismo vacanziero. Perché ricordiamo che era estate piena, la strage del 29 giugno, quindi sì. A Siena eravamo impegnati in tutt'altro. Banalmente, sì. La notizia ci arrivò anche dopo, no? Cioè, perché proprio eravamo assorbiti dai ritmi del palio. Ecco, il giorno dei funerali era una sensazione straniante, perché vai a Viareggio i primi giorni di luglio e pensi di andarci col costume, con gli occhiali da sole, e vedere un'atmosfera comparabile a questo. Era una città fantasma. Ed è un qualcosa che, come dire, lasciava e lascia tuttora il segno. Vi riporto appunto quello che è la mia esperienza, certo, su questo caso, e poi naturalmente la lunghissima battaglia di chi davvero in una notte d'estate, mentre le persone erano in casa loro, si sono viste sconvolgere letteralmente la vita, peraltro in una maniera agghiacciante, terribile. Quindi se si pensa appunto che cosa sia un'esplosione di una cisterna di GPL. Assolutamente, quindi insomma aspettiamo di capire che cosa succederà con questo processo appunto arrivato in Cassazione. Grazie a Giovanni Ciappelli di aver fatto un giro in Toscana con noi questa mattina. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, a presto, ciao, buon lavoro. Ciao. Ecco qua, questo era il nostro giro in Toscana, ultima pausa, no, non ultima ancora, poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Come annunciato, cambiamo pagina e parliamo di turismo da un certo punto di vista, che è quello delle Mille Miglia. Come abbiamo già raccontato, le Mille Miglia del tracciato 2021, quello che deve arrivare, taglierà fuori la provincia di Siena nei suoi passaggi storici e che l'hanno resa anche famosa. E quindi i sindaci della provincia di Siena, dei territori che erano attraversati dalla provincia di Siena, hanno scritto questo documento, questa lettera all'organizzazione sottoscritta dai sindaci di Radicofani, Castiglion d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Montalcino, Buonconvento e Monteroni d'Arbia. Noi ne parliamo proprio con il sindaco di San Quirico d'Orcia, Danilo Maramai, collegato con noi via Skype. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Ben trovato, grazie di essere con noi. E quindi questa lettera all'organizzazione, perché il tracciato delle Mille Miglia non può tagliare fuori la provincia di Siena, perché non può farlo? Dunque, intanto perché non può farlo è semplice da dire, la Mille Miglia è storicamente collegata al tratto della Cassa, in modo particolare quel tratto che va da Radicofani a Siena, con poi il passaggio in Piazza del Campo, ovviamente, certo, è significativo di non poco conto, ma soprattutto questo tratto di strada della Cassia, con i famosi tornanti che la caratterizzavano, tanto è vero che storicamente quando era competitiva, le sorti di chi vinceva o chi non vinceva si definivano proprio in queste, certo, in queste zone. Tra l'altro, per chi ci segue in TV, intanto stiamo vedendo passare delle immagini di repertorio. Questa è proprio la salita che sale a Radicofani. Sì, quindi storicamente la Mille Miglia è molto collegata, tanto è vero che San Quirico ha dedicato addirittura i ponti, che sono notori insomma per la Mille Miglia, proprio ponti delle Mille Miglia, così le abbiamo chiamate, così come è stata collocata una statua di Nuvolari, che alcuni appassionati hanno donato al comune. Quindi c'è una storia che viene da lontano, ma soprattutto ciò che stupisce è che noi si sia venuti a conoscenza di questa modifica del tragitto del prossimo anno, che ci escludeva, senza che nessuno ci avesse avvertito. Questo è un grande segno di maleducazione e di non rispetto. La cosa che mi ha più infastidito, tant'è vero che, a parte la lettera che abbiamo fatto, ma io ho avuto subito, appena appresa la notizia, ho avuto una reazione quasi, addirittura invitandoli a non chiamarli più Mille Miglia. Perché sì, mi ricordo infatti la vostra presa di posizione, anche il sindaco di Radicofani disse un po' la stessa cosa, cioè se non passa da qui non è Mille Miglia.
famiglia. Esatto, quindi è una cosa che ci sconvolge un po', capisco che non è più quella di prima, effettivamente non è più la mille miglia che siamo abituati a vedere, è una accozzaglia, è un club, è un'organizzazione di soggetti danarosi che cercano ulteriore denaro e quindi vogliono passare o deliziare chi è appassionato di questa cosa chiedendo loro dei soldi eccetera eccetera. Beh, facciano loro, noi faremo le nostre valutazioni, anche se noi ci sentiamo comunque fortemente legati alle mille miglia perché è una cosa che ci caratterizza nell'animo ormai da sempre. Senta, ma i territori pagano per avere le mille miglia? Cioè voi pagavate per avere il passaggio delle mille miglia, voi comunque? No, noi abbiamo collaborato con loro per creare i tratti per passare in mezzo ai centri storici, per utilizzare particolari condizioni, abbiamo collaborato per fare i tragitti, che ne so, a cronometro e così via. Abbiamo dato sempre la massima collaborazione, ma ovviamente non abbiamo mai pagato perché sono loro che passano di qui. Certo. E poi volevo dire, non passare di qui è uno scapito anche per loro, perché ciò che vedono passando di qui non lo vedranno da nessuna parte. Eh beh, la Val d'Orcia su questo, diciamo, quindi, non abbiamo da raccontare. È uno scapito, è uno scapito, a noi dispiace molto che non passino di qui, ma soprattutto è uno scapito per loro, perché perdono qualcosa che sicuramente non trovano da altre parti. Ma secondo lei, quindi, secondo voi invece questo nuovo tracciato che ricordiamo passa dalla parte costiera, cioè da Viareggio e poi scende lungo la Tirrenica sostanzialmente, sì. È passato da lì perché quella zona ha, diciamo, fatto pressione o ha speso in sponsorizzazioni o per un altro motivo? Cosa vi hanno risposto all'organizzazione? Ah, non, nessuno, noi abbiamo mandato questa lettera aperta, ora spero che ci rispondano, ma nessuno si è degnato di dirci qualcosa, per cui è questo infatti che ci stupisce anche notevolmente, anche un discorso di educazione più che altro, nessuno ci ha detto niente, quindi tutto ciò che diciamo lo possiamo supporre, niente di più. Quindi evidentemente passano di lì o perché hanno deciso di far, non so, siccome c'è di mezzo Viareggio, può darsi che sia una località che attira i danarosi a passare anche da lì, e probabilmente può darsi anche che ci siano interventi finanziari da parte degli enti locali del percorso, è probabile, non lo so. Sono abituati, noi abbiamo sperimentato anche qui nella nostra zona quando hanno chiesto per esempio a Pienza che non passava di le mille miglia, no? Chiesero di passare, cioè sarebbero passati, ma chiesero al comune dei soldi. Poi il comune credo li abbia rimandati al mittente, ok. Però evidentemente un po' di tendenza c'è, si vede che non è sufficiente ciò che i soggetti partecipanti, molto danarosi, portano, evidentemente non è sufficiente, certo. C'è altre strade, però non è certo più la cosa storica che noi eravamo abituati a vedere, le mille miglia era un qualcosa di sostanzialmente diverso. Certo. Senta, cosa dà il passaggio delle mille miglia ai territori come i vostri? Cioè in cosa è un valore aggiunto al di là del legame storico? Vabbè, è un valore aggiunto, nel senso è come quando passa la mille miglia, è un evento che nell'animo delle persone, che poi diventa DNA, che si trasmette padre in figlio, si sa che passa la mille miglia e quindi già quello dà il senso dell'avvenimento annuale che capita, no? E poi ovviamente essendo un tratto particolarmente di rilievo, richiama la presenza di tanti turisti che vengono anche da altre parti d'Italia, insomma, no? E quindi anche è un momento di gioia, di festa e di partecipazione abbastanza importante. È anche un grande spot, fra virgolette, anche se forse queste terre non hanno bisogno troppo di promozione, però vedere le immagini comunque delle macchine su quelle strade è un bello spot per il territorio, credo. Certo, indubbiamente, appunto, poi tanto più che ora la Val d'Orcia ormai è un brand diffuso e si potrebbe dire non ha bisogno di pubblicità, no. La pubblicità fa sempre comodo, ci mancherebbe altro, perché ovviamente quest'area comincia a vivere non solo di altre attività come prima, e quindi agricoltura, un po' di industria, ma soprattutto vive di turismo, e quindi è sempre un momento importante. Ecco qua, stiamo guardando intanto proprio il nuovo tracciato da Brescia a Roma, che passa il ritorno ovviamente, che passa appunto da Viareggio, da Pisa, poi tutto lungo la Tirrenica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, poi scende a Roma e
risale da Orvieto e poi Arezzo, Montevarchi, Prato. Questo è il nuovo tracciato, quindi taglia proprio fuori tutta la provincia. Senta sindaco, e voi com'è che vi siete messi d'accordo con i suoi colleghi degli altri comuni? Come avete tirato le somme di questa protesta? Ma dunque, io fui contattato, a parte le prese di posizione che singolarmente abbiamo fatto, poi mi ha telefonato un giorno il sindaco di Laticofani e mi ha detto: ma che ne dici di fare una lettera aperta? Io gli ho detto sì, per carità, subito, metto, se vuoi metto in funzione il mio ufficio stampa, la prepariamo e ve la mando, e così abbiamo fatto. Era partita come Castiglioni, Laticofani e San Quirico, poi abbiamo avuto modo di parlare con i colleghi di altri comuni, mi ricordo di aver accennato la cosa al sindaco di Bonconvento, lui mi disse: oh, mettimici anche me. E quindi si è estesa. Non abbiamo inserito Siena perché non abbiamo fatto in tempo ad avere una sua risposta, noi gliel'abbiamo mandata, però tramite il presidente della provincia avevo cercato di avere una risposta, però evidentemente siccome i tempi erano un po' stretti, evidentemente quindi non abbiamo inserito Siena perché non l'abbiamo avuto, ma io sono sicuro che anche Siena. Guardi, le dico che noi abbiamo chiesto infatti ieri all'assessore Tirelli, e ha detto che sottoporrà già oggi probabilmente la lettera al sindaco di Siena e che sicuramente la firmeranno anche loro, quindi forse ci ha annunciato che dovrebbe arrivare oggi, insomma, sì, la posizione. Sicuramente è normale che aderiscano anche loro, perché chiaramente è un danno anche per Siena. Anche perché Siena, insomma, negli ultimi anni aveva anche investito un po' di più, perché aveva previsto lo stop in Piazza del Campo, no? Fino a un paio di anni fa c'era soltanto il passaggio dalla città, invece da un paio d'anni c'è proprio lo stop in piazza con il pranzo allestito, e quindi insomma è un po' uno smacco anche per la città sicuramente. Indubbiamente, sì. E senta, ma quindi poi se il prossimo anno ritornano, voi le riaprite le porte oppure è una rottura definitiva? No, ci mancherebbe altro, noi siamo gente di grande civiltà, per cui non chiudiamo mai le porte a nessuno, figuriamoci se ne chiudiamo le mille miglia. Però non ci facciamo, la nostra dignità prevale su tutto, e quindi il fatto che loro non abbiano avuto una grandissima educazione nei nostri confronti, io lo ripeterò anche quando avremmo fatto la pace. Dice, almeno una telefonata ce la potevano fare invece di farcelo scoprire dai social. Direi. Capisco. Vabbè, e vedremo che cosa succede, vedremo se arriverà la risposta dell'associazione, dell'organizzazione, che ci spiegherà come mai. Poi ricordiamo che, per carità, è un'associazione privata e quindi loro fanno quello che sono vogliono, legittimati, non è a fare quello che vogliono. Quindi, però, diciamo, i rapporti con i territori dopo tanti anni si suppone che siano di un altro tipo. Vedremo che cosa succede. Grazie a Danilo Maramai, sindaco di San Quirico d'Orcia, di essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata e speriamo di rivederci presto sulle vostre strade, perché significa che anche noi saremo un po' più liberi di muoverci, insomma. Sarà una buona gita quella di tornare in Val d'Orcia quanto prima. Bene, grazie, lo speriamo tutti. Grazie, arrivederci, buona giornata al sindaco di San Quirico d'Orcia. Noi ci fermiamo ancora un attimo, piccola pausa e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, siamo quasi in chiusura della nostra puntata, non prima di darvi un paio di notizie. Una la leggo dalla Nazione di oggi, riguardo a una storia di giudiziaria. Vi ricorderete di quel fatto tragico, quando una giovane donna si buttò dalla Torre del Mangia, si suicidò dalla Torre del Mangia. Ci fu un fatto al lato di questo episodio, di un video che fu girato nei secondi subito successivi, questo video che ritraeva il corpo di questa giovane, e questo video diventò virale. Ci fu un grande shock in città, perché comunque insomma si violava ogni tipo di rispetto, non solo per la privacy ma anche per l'umana compassione e la pietà. E fu poi accusato un giovane 24enne, che era stato quello che si costituì, era stato colui che aveva girato il video e poi diffuso. Bene, ieri è arrivata l'archiviazione
per il procedimento nei confronti di quest'uomo che era stato accusato di omissione di soccorso. Invece appunto è arrivata l'archiviazione, non viene considerata omissione di soccorso ma una biasimevole consuetudine, cioè un comportamento da biasimare dato purtroppo oggi dal fatto che siamo tutti così smaniosi di condividere tutto sui social e non ci fermiamo prima di mettere il dito sul pulsante della fotocamera, né tantomeno prima di girarlo ai nostri contatti, con questo bisogno di essere sempre in prima linea. Parlano sulla Nazione gli avvocati che hanno seguito l'uomo e dice: non c'è stata omissione di soccorso, quindi arrivata l'archiviazione restano invece profonde riflessioni da compiere su un fatto come quello di filmare una tragedia e diffonderla subito sui social. Non si fa, non è giustificabile, siamo i primi a dirlo, ne è pienamente consapevole anche il nostro assistito. E quindi soprattutto va condiviso appieno il monito lanciato dal PM nell'atto che chiude la vicenda giudiziaria. Sebbene non ci siano svolti penali, resta la considerazione sulla deriva dei nostri tempi, e questa considerazione ci sentiamo di condividerla anche noi, che ci facciamo sempre molte domande, molte regole quando facciamo il nostro lavoro, laddove invece in tanti queste domande non se le fanno prima di usare i telefoni. Fine del pippone, scusate, di deontologia, e a questo punto invece parliamo di scuola, perché giovedì di solito abbiamo spesso la nostra puntata dell'Isprofloqui in cui parliamo con Andrea Sguerri di scuola. Oggi non c'è lui, ma parliamo comunque di scuola con un'altra notizia, perché nonostante siamo già a dicembre, quasi alle vacanze di Natale, i ragazzi spesso in DAD, mancano ancora degli insegnanti. Ci sono cattedre che non sono mai state assegnate e alcuni istituti a corto di personale. In tutta la Toscana, tra scuole di infanzia, primarie, medie e superiori, mancano all'appello 473 docenti. A Siena sono 25. Sentiamo il servizio. In tutta la Toscana, tra scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, mancano all'appello 473 docenti. Secondo gli ultimi dati registrati dall'Ufficio Scolastico Regionale, sono due le province ancora in cerca di insegnanti che accettino il posto. Da una parte Siena, con 25 cattedre vacanti, 10 alle medie e 15 alle superiori, e dall'altra Firenze, con il record di 448 caselle da riempire. A parte rappresentare ovviamente una grande difficoltà, perché delle scuole che ormai a dicembre non hanno ancora gli insegnanti, significa che sono scuole che stanno funzionando male, insomma. È un dato che comunque ci racconta quello che anche in questi mesi abbiamo detto, cioè che a Siena le nomine dei docenti sono state organizzate male, perché gli insegnanti non è che mancano perché ci sono le cattedre, ma mancano fisicamente gli insegnanti in graduatoria ci sono, devono essere semplicemente nominati. Qual è il problema principale? È che ormai sono avanzati, diciamo, dei posti che non sono interi, ma si chiamano spezzoni, quindi con un orario di cattedra inferiore a quello pieno, a volte anche con orari veramente ridottissimi, quindi per esempio 2 o 3 ore, una cattedra di 2 o 3 ore magari su 18. Quindi queste cattedre vengono attribuite, ma spesso i docenti rinunciano e vanno anche capiti, perché un insegnante che può lavorare, nel senso che può insegnare più materie, se l'ufficio scolastico provinciale gli attribuisce una cattedra di 2 ore, magari anche in una scuola lontana, quindi lui avrà uno stipendio ridottissimo, è ovvio che rinuncerà a quella cattedra aspettando che magari arrivi qualche chiamata migliore su un orario completo da una graduatoria di istituto. Ecco qua, il servizio, sono problemi atavici che affliggono la scuola praticamente da sempre. Noi siamo davvero in chiusura a questo punto della nostra puntata. Io vi ringrazio come sempre Samu Piras in regia, grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena.